Venerdì 12 giugno, bentrovati con l'informazione di Cilento Channel. Apriamo il notiziario di oggi con l'ultimo disegno organico del governo riguardo le misure pensate per le famiglie con figli, il Family Act. Ecco, tutti i dettagli nel primo servizio di oggi. Sentiamo. Il Family Act, disegno di legge recante deleghe al governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia, è stato fortemente voluto dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. È un disegno organico di misure pensate per le famiglie con figli e non solo minorenni, sono previsti aiuti anche per quelli che studiano all'università. Tra le tante, un assegno per ogni figlio under 18, indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza della famiglia, il riordino dei congedi parentali, detrazioni per le spese legate all'educazione dei ragazzi e agevolazione per l'affitto della prima casa per le giovani coppie di cui almeno uno dei due con età inferiore ai 30 anni. E poi ancora aiuti alle neomamme, 10 giorni di paternità obbligatoria per i neopapà, anche non sposati, permessi retribuiti per assistere un figlio malato, ma anche per partecipare ai colloqui con i professori. Ma vediamo le principali misure più nel dettaglio. L'assegno universale. L'assegno universale per tutti i nuclei familiari con uno o più figli è rivolto a tutte le famiglie a partire dal settimo mese di gravidanza della madre fino al compimento del 18° anno e dal secondo figlio in poi aumenta del 20%. Nel caso di figli disabili l'aumento è previsto comunque e non ci sono i limiti di età. L'assegno prevede una quota base a tutti i nuclei familiari con uno o più figli, alla quale si aggiunge una quota variabile che viene determinata per scaglioni dall'indicatore ISEE e anche dell'età dei figli a carico. L'assegno è mensile e verrà corrisposto direttamente tramite una somma di denaro oppure con il riconoscimento di un credito d'imposta da usare in compensazione. Importante, l'importo dell'assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile e non influisce sulle eventuali prestazioni a sostegno del reddito. Se il nucleo familiare percepiva già un assegno prima dell'entrata in vigore del decreto legge, è prevista una clausola che riconosce un'integrazione dell'assegno perché non risulti in nessun modo inferiore. Andiamo adesso invece in Regione Campania, approvato il piano di contrasto agli incendi boschivi per il triennio 2020-2022. Sentiamo Gianni Petrizzo. Approvato il piano di contrasto agli incendi boschivi della Regione Campania per il triennio 2020-2022, per il quale sono state già stanziate risorse per 51.464.000 euro. Il piano si basa sulla interazione tra tutte le forze in campo e attiva l'intero sistema con oltre 1.800 uomini e donne, oltre alle squadre regionali, 100 unità, di cui 68 direttori operazioni spegnimento, saranno impegnate le comunità montane, le province e la città metropolitana con oltre 1.000 operatori per l'intervento da terra. SMA Campania, circa 200 addetti, vigili del fuoco e flotta aerea composta da 7 elicotteri. A supporto saranno operative anche le associazioni di volontariato con circa 400 volontari disponibili in caso di emergenza. Le procedure sono redatte anche in coerenza con le misure per il distanziamento sociale e prevenzione relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli elicotteri assicureranno copertura dell'intero territorio, un mezzo per ciascuna provincia, più due di supporto ad eventuali emergenze. Attraverso i dati forniti dai carabinieri forestali e dall'analisi degli incendi boschivi in Campania negli ultimi 10 anni, 2009-2019, è stato possibile realizzare molteplici elaborazioni statistiche che hanno portato all'aggiornamento della cartografia, al fine di strutturare una strategia complessiva di contrasto e definire i territori sui quali potenziare la distribuzione dei direttori delle operazioni di spegnimento e di tutte le squadre operative. Particolare attenzione è stata riservata alle pianificazioni antincendio dei parchi e delle aree protette della Campania.
E ci spostiamo adesso nella città di Agropoli. Sono trascorsi ormai più di 3 mesi dalla petizione sulla pose idonea spiaggiata da parte dei cittadini del Movimento 5 Stelle, e dunque non ha ottenuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale. Gli attivisti, insomma, hanno inviato un ricorso al difensore civico della Regione Campania. Ma ascoltiamo i dettagli nel servizio. Nel mese di febbraio 2020, un gruppo di comitati civici agropolesi hanno raccolto centinaia di firme per una petizione popolare rivolta al sindaco Adamo Coppola, che aveva come oggetto la proposta di avviare l'iter amministrativo utile a rimuovere gli accumuli antropici di posidonia oceanica presenti sulle spiagge della Marina del Porto e nei pressi del Lido Azzurro di Agropoli. Tale proposta è stata ufficialmente protocollata il 2 marzo 2020 e, nonostante siano passati ormai più di 3 mesi, non è pervenuta nessuna risposta ufficiale da parte del sindaco Adamo Coppola. Inoltre, risulta non essere stata trattata né sul piano formale né sul piano sostanziale, eludendo così le disposizioni contenute nello statuto comunale all'articolo 48. A parte la sconcertante inadempienza e superficialità nella gestione degli ultimi 12 anni delle spiagge agropolesi e dello spiaggiamento stagionale di foglie di posidonia, impropriamente chiamate alghe, l'amministrazione comunale, non fornendo nessuna risposta alla petizione, ha palesato una scarsa consapevolezza e una preoccupante inadeguatezza nel perseguire gli scopi dello statuto in materia di partecipazione popolare. Abbiamo deciso di fare appello al difensore civico della Regione Campania affinché vengano rispettate gli oltre 300 cittadini che hanno sottoscritto la petizione sulla rimozione della posidonia, fanno sapere i gruppi civici sostenitori dell'iniziativa. L'amministrazione sta dimostrando molta superficialità sia nella gestione del bene pubblico, come le nostre straordinarie coste, sia nell'attenzione verso gli istituti di partecipazione popolare, strumenti importanti per stimolare l'azione amministrativa dei rappresentanti locali e coinvolgere la cittadinanza nella progettazione e gestione degli affari collettivi. Andiamo a Pollica, 5 vele per il comprensorio Cilento Antico, che ha raggiunto il quarto posto. Soddisfazione per il primo cittadino Stefano Pisani. Sentiamo. 20, un numero speciale per Pollica e le 5 vele, ha commentato così il sindaco Stefano Pisani, citando la speciale classifica di Touring Club e Legambiente, che compie 20 anni quest'anno e dove il comune di Pollica non ha mai, in 20 edizioni, mancato l'ambito riconoscimento. Ci siamo sempre distinti per la bellezza del nostro territorio, continua Pisani, le buone pratiche ambientali e la qualità delle acque di balneazione, ma il fattore distintivo di Pollica alla conferenza stampa di consegna delle vele è stato sempre uno, il pullman, che porta la nostra delegazione a Roma. Quest'anno però è mancato a causa del Covid-19. Non sono però mancate le 5 vele per il comprensorio Cilento Antico, con a capo Pollica, che ha raggiunto il quarto posto. Adesso però abbiamo il problema del distanziamento sulle splendide spiagge di Pioppi e Acciaroli. Tranquilli, abbiamo pensato anche a questo e così le nostre 5 vele le potrete vivere un po' al mare e un po' sui 53 km di sentieri che abbiamo rimesso in sesto con un progetto di rilancio niente male. Intanto è già pronta da tempo tutta la mappa dei sentieri da conoscere e vivere a contatto con la natura. E nel comune di Camerota invece una bella iniziativa da parte del sindaco Scarpitta, che finanzierà un museo e wifi per gli studenti con il suo stipendio. Mario Salvatore Scarpitta, il sindaco di Camerota, ha destinato una quota parte dell'indennità di funzione da sindaco per un importo pari a 1.000 euro a favore dell'associazione spontanea di cittadini che si occupa di mantenere e far funzionare il Museo Civico di Lentiscosa, mentre con altri 1.200 euro garantirà la connessione internet agli alunni della scuola secondaria di primo grado in modo da garantire agli stessi di seguire le video lezioni. Non è la prima volta nel corso
corso del suo mandato, il sindaco ha già rinunciato all'indennità per i suoi concittadini. In passato ha regalato aree verdi e di divertimento ai bambini, opere di messa in sicurezza per le scuole, un'aula informatica per la scuola elementare e media di Marina di Camerota, strumenti musicali per la scuola di musica di Camerota, materiale didattico alla scuola dell'infanzia, una televisione per la scuola dell'infanzia di Licusati e una per la scuola elementare di Lentiscosa. E infine le iscrizioni ai campionati per le squadre di calcio di Camerota, Lentiscosa e Licusati. Restiamo a Camerota nella giornata di ieri. In serata, mentre si stava realizzando un video, è stato colpito da un malore il figlio di Adriano Pappalardo, Laerte. L'attore si è sentito male mentre era con il padre e alcuni membri dello staff cinematografico. Intervento immediato del 118 che insomma ha trasferito l'uomo all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione, sono in corso però gli accertamenti. E adesso ci fermiamo per dare spazio alla pubblicità, restate sintonizzati, a tra poco. Le tisane di Zara, prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un impegno da parte di tutti noi. Anche la BCC Buccino Comuni Cilentani fa la sua parte, facciamola insieme. Per arginare la diffusione del coronavirus è importante evitare i contatti diretti, distanti ma vicini. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza, l'innovativo servizio che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Scegli la tua filiale, seleziona la data e l'orario a te più utili e prenota. Un operatore ti aggiornerà su tutte le misure messe in campo dalla banca. Recati in banca solo su appuntamento e segui le nuove disposizioni su www.bccbcc.it. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Ci siamo sempre, distanti ma vicini. Io resto a casa. Elysium è il centro polifunzionale che stavi cercando. Piscina semi-olimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Tutte le attività sono situate in un ambiente di nuova costruzione, moderno e pulito, dotato di ampi e comodi spazi. Elysium è un'esperienza completa per tutti gli appassionati di sport e benessere. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it, telefono 0974 177 3200. Elysium, il tuo centro benessere. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, danni causati da negligenza medica o imprudenze. Siamo un team di professionisti capaci di assisterti in ogni circostanza. Offriamo consulenza gratuita, massima discrezione e supporto in ogni fase delle operazioni. Perché l'attenzione al fattore umano è sempre vincente. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno, telefono 0974 17 35 044, sito internet risarcimentitalia.com, Facebook GSA Risarcimenti Italia.
Un posto speciale per i tuoi cari, Villa Franca, a Domignano Scalo. Soluzione abitativa per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Servizio assistenziale con personale qualificato OSS e OSSS. Ristorazione con rispetto della tabella dietetica approvata dall'ASL. Animazione con programmi mensili di attività occupazionali per migliorare la qualità della vita. Servizio di lavanderia interno. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Telefono 0974 63 61 25. www.villafrancaarl.it. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattini ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, dai teenagers alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria, portafogli high clip. Profumeria fornitissima delle più grandi firme. Profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia. Creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier. Idee regalo. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno, via Mattine, Agropoli, telefono 0974 83 87 66. Esiste un posto dove fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione. Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD, passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Seconda parte del nostro telegiornale. Ed ora siamo in collegamento con il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, per fare il punto della situazione sul piano estivo e dunque l'accesso alle spiagge. Sindaco, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori di Cento Cianni. Allora, ieri sera c'è stata la sua consueta diretta per informare i cittadini che insomma un po' scalpitano per capire come si dovrà accedere alle spiagge nel comune di Castellabate. Ecco, possiamo fare il punto della situazione e spiegare quali sono le decisioni che hai preso? Certo. Questa è, premettiamo che, una materia nuova, cioè una disciplina nuova con la quale ci troviamo a fare i conti quest'anno, perché insomma un anno particolare in questa fase, diciamo, post coronavirus a tutti gli effetti, perché ancora oggi le normative vigenti, c'è stata un'ordinanza della regione, la numero 50 del 22 maggio, che ha disciplinato anche gli accessi agli arenili e insomma e i distanziamenti da osservare quando si è in spiaggia. Certo, noi siamo alla presa con delle norme che sono veramente di difficile applicazione, che sono scritte e restano sulla carta, ma che difficilmente si riusciranno a trasferire anche con l'evoluzione, insomma, col passare dei giorni, col passare delle settimane, chiaramente tutto questo diventa sempre più difficile. Allora noi siamo partiti un po' di tempo fa, siamo partiti già prima che uscisse l'ordinanza, proprio per cercare di anticipare i tempi e capire. Ho incontrato le associazioni di categoria, gli operatori, i balneari, e quindi cercando di trovare delle soluzioni che consentissero allo stesso tempo di far partire queste attività che tanto hanno sofferto in questo periodo, un po' tutto il settore, il comparto turistico, insomma, il nostro comparto nel settore del turismo, la balneazione è un elemento fondamentale, e allo stesso tempo di avere anche, di conservare e comunque di rispettare le regole. Abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo cominciato insomma a immaginare come disciplinare, abbiamo pensato di dotarci di un'app per organizzare, censire, mappare tutte le spiagge. Inizialmente avevamo anche insomma, pensato di creare una prenotazione per accedere in spiaggia, tant'è che dopo gli incontri con le categorie abbiamo modificato quest'app, abbiamo chiesto a chi ha lavorato su quest'app di insomma, personalizzare per quelle che sono un poco anche le esigenze che
che emergevano mano a mano che abbiamo fatto queste riunioni. Però ci siamo resi conto effettivamente della difficoltà che la prenotazione in spiaggia avrebbe comportato, con delle fasce orarie e con dei vincoli stringenti che insomma avrebbero, se da un lato dato un maggiore elemento di controllo, dall'altro avrebbero complicato effettivamente insomma un po' con le cose, un po' con l'accessibilità alle nostre spiagge. Allora, siccome credo che chi amministra debba avere anche insomma la capacità di ascoltare, di verificare, di valutare, ecco, proprio perché siamo di fronte a misure nuove per tutti praticamente, che non sono scritte in nessun manuale o in nessun codice. Insomma, si tratta di applicare delle norme, cercando allo stesso tempo, come ho detto prima, di non bloccare, di non creare situazioni, diciamo, di difficoltà a tutto il comparto dell'economia. Dell'atturismo. Allora, che cosa abbiamo deciso? Condividendo un poco anche con gli altri comuni, perché questo è un problema di tutto il litorale. Quindi io sono stato in contatto, ho sentito i colleghi sindaci, quindi il sindaco di Agropoli, il sindaco di Pollica, insomma, tutti i sindaci che stanno in queste ore facendo i conti con queste norme e con il problema della balneazione. E abbiamo condiviso in linea di massima un orientamento comune, che è quello di, insomma, innanzitutto di predisporre una ordinanza, una segnaletica adeguata sulle spiagge, una segnaletica e, per quanto riguarda Castellabate, anche l'app, perché il lavoro che dicevo prima è stato fatto, quindi quest'app noi comunque la useremo perché diventi un valido strumento informativo e di promozione, di informazioni turistiche, proprio per tutte le persone che decideranno di frequentare le nostre spiagge, residenti e non. E quindi in quest'app si troveranno tutte le spiagge del nostro comune, gli stalli, i posti che sono consentiti nel rispetto delle norme su queste spiagge, l'accessibilità, le regole che bisogna rispettare quando si accede in spiaggia, e quindi si potrà scegliere la spiaggia, insomma, fra le tante spiagge del nostro comune. Quindi questa sarà l'app. E questa sarà aggiunta la cartellonistica, quindi l'aspetto della segnaletica. Poi distanzieremo, quindi contingentando gli spazi, noi abbiamo pensato di mettere dei sacchetti di juta sulle spiagge, che proprio nel rispetto dei distanziamenti, che saranno i posti dove sarà possibile installare, posizionare il proprio ombrellone, il proprio sdraio, il proprio lettino, insomma, che consentiranno di avere il distanziamento. Ovviamente a valle di tutto questo ci sarà un controllo, comunque, che noi abbiamo organizzato, avevamo organizzato e porteremo avanti, un controllo coordinato dalla Polizia Municipale, che controllerà appunto il litorale assieme alle protezioni, alla protezione civile, all'associazione di volontariato. Avremo dei volontari e delle persone con le quali il comune di Castellabate, attraverso convenzioni, porterà avanti questa attività di controllo sul litorale, perché appunto gli stalli saranno quelli consentiti e segnati da questi sacchi di juta, da questi sacchetti di juta, e ci sarà questa possibilità così nel rispetto del distanziamento. Questa, insomma, in poco l'attività di gestione delle spiagge. Certo, le attività saranno un'attività che sarà sulla quale bisognerà osservare un'attenta fase di controllo, che noi faremo, perché abbiamo organizzato con la Polizia Municipale, fra l'altro abbiamo avuto anche questo riconoscimento, questo contributo per il progetto Spiagge Sicure 2020, che utilizzeremo proprio per fare questi controlli. Quindi distanziamenti sulle spiagge che verranno effettuati, verranno marcati attraverso questi sacchetti di juta. Ci sarà la possibilità di accedere liberamente, non ci sarà la prenotazione, quindi se arriverà in spiaggia si troverà questo segnaposto, e quello sarà il posto dove posizionare il proprio ombrellone. Chiaramente non riguarderà tutte le spiagge, ad esempio, cioè, le spiagge sì, ma non riguarda tutto il litorale, perché ad esempio sugli scogli questo non sarà possibile, quindi diciamo è una parte sulla quale non è disciplinata e non sarà presente nell'app. E quindi diciamo un sistema di controllo. Ovviamente ci sarà un controllo e utilizzeremo parte di queste risorse anche per avere il controllo poi di tutto il settore della ricettività e soprattutto il settore extraalberghiero, perché dobbiamo avere controllo, è quello che io sto raccomandando da un po' di tempo, di fare attenzione a chi mettiamo in casa. Dichiarare, comunicare, quindi iscriversi, è già un obbligo, lo era già negli anni scorsi. Quest'anno lo è, oltre a essere un obbligo legale, anche un obbligo morale. Dichiarare, dare conoscenza, portare a conoscenza chi
si metta nelle proprie case, quindi oltre alle norme, quelle previste dall'ordinanza, quindi il distanziamento, misurazione della temperatura e tutte le altre norme che, se vogliamo, insomma, devo dire, quasi tutti stanno rispettando, si sono adeguati, si sono organizzati per avere rispetto di questo, ma credo che al di sopra di queste norme, ripeto, ci sia quella fondamentale che è un obbligo di legge, ma quest'anno credo sia anche un obbligo, assolutamente sia un obbligo morale, che è quello di dichiarare, sapere chi mettiamo in casa. È la cosa più importante da fare. Proprio a proposito di questo, sindaco, a quanto pare però il vice sindaco Luisa Maiuri non è molto d'accordo, si riferisce probabilmente alla prenotazione in spiaggia per tracciare ovviamente soprattutto i fitti abusivi. Ecco, con l'app magari si sarebbe potuta insomma tracciare ecco, questa situazione un po' che persiste in diverse zone del Cilento. Che cosa ci può dire in merito a questo? È vero questo perché sono stato io il primo a spingere su questo discorso, perché l'app messa facendo interagire l'app con la banca dati del sistema PayTourist, che è il gestionale della tassa di soggiorno, che fra l'altro insomma noi abbiamo già adottato da 2 anni, c'era bisogno ancora di un lavoro per poter incrociare questi dati, però questo ci avrebbe consentito di avere un controllo e quindi accedere in spiaggia anche controllando questi dati. Questo è vero, eravamo d'accordo, insomma abbiamo valutato questo, però ripeto, la difficoltà applicativa, il tempo limitato a disposizione, e quello che sarebbe stato poi insomma, la difficoltà per poter organizzare un sistema molto complesso, credo che quest'anno ci avrebbe portato in grosse difficoltà, avrebbe creato difficoltà a noi nell'applicazione e alle persone che dovevano andare in spiaggia, perché insomma per fare questo ci vuole una forte campagna di sensibilizzazione, di comunicazione e di organizzazione, che non si può impiantare, non si può organizzare in 20 giorni. Questo è il senso diciamo, della valutazione e del ragionamento che abbiamo fatto. Però ciò non questo elimina i controlli, perché i controlli ci saranno comunque, perché sulla spiaggia resteranno fermi i controlli che avevamo programmato quando parlavamo di app e di prenotazioni, resteranno comunque quelli e confermati in spiaggia. E resteranno e saranno aumentati i controlli dei fitti, perché parte di questi 32.000 euro noi stabiliremo un nucleo, un gruppo formato da 2 persone che dovrà, nell'ambito della polizia municipale, lavorare proprio sul controllo dei fitti. Quindi questo sarebbe stato l'incrocio dei dati con le prenotazioni, sarebbe stato un nodo tecnologico ulteriore che avrebbe insomma dato sicuramente risultati, che io non escludo, perché è una cosa sulla quale si può lavorare, ci si deve lavorare e si deve programmare. Non si può improvvisare dalla sera alla mattina, perché diventa difficile poi cercare di far conciliare tutto, organizzazione tecnica, organizzazione comunicativa e organizzazione applicativa. Credo che un amministratore, quando si rende conto che un problema diventa poi insomma difficile da gestire, oppure quando ci si trova di fronte a delle valutazioni che vengono da più parti o che insomma che sono oggettive di difficoltà, insomma, bisogna fare anche delle valutazioni. Ma ripeto, il dato che a me preme sottolineare è che questo non significa che non ci saranno i controlli, anzi, aumenteranno i controlli, perché l'applicazione avrebbe comportato maggiori controlli che noi utilizzeremo, perché non rinunceremo ai controlli. Utilizzeremo i maggiori controlli che avevamo previsto nel quel tipo di applicazioni, a questi controlli, dicevo, per fare i controlli soprattutto nei fitti, perché quest'anno, come ho detto prima, è un obbligo, era già l'anno scorso, lo era già 2 anni fa, ma devo dire che si sono messi in regola, perché sennò a furia di dire questo, insomma, sembra che insomma, sono tutti evasori, sono tutti quanti non in regola, non è così. Ci sono tante persone, tantissimi hanno messo a posto, si sono registrati ai sensi della legge 17, che noi applichiamo qui a Castellabate da tantissimi anni,
sono iscritti sul portale PayTourist. C'è da fare però di più, perché c'è una fascia di sommerso sulla quale noi dobbiamo intervenire, e ripeto, gli sforzi e la programmazione dei controlli che noi avevamo programmato resterà intatta, anzi verrà rafforzata, ma farà un controllo mirato e specifico soprattutto nel settore dei fitti, nel settore extra alberghiero, in tutte quelle situazioni, diciamo, che sono proprio quelle sulle quali noi dobbiamo intervenire. Bene, tutto chiaro allora, Sindaco. Noi la ringraziamo per questo suo chiarimento e soprattutto per aver reso noto, insomma, ai telespettatori come si potrà accedere nel comune di Castellabate alle spiagge in generale. Grazie ancora, buon lavoro e a risentirci per approfondire altri temi, insomma, nel comune di Castellabate. Senz'altro, quando volete. Grazie a voi. Bene, allora noi andiamo velocemente in pubblicità e poi ci ritroveremo sempre qui con le news di Cilento Channel. A tra poco. Benefici per la nostra salute da oggi hanno un nome: Fisiomedica. Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, fisioterapia, ortopedica, neurologica, sportiva, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno, per info e prenotazioni 366 20 90 988. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Prenota il veicolo adatto alle tue esigenze. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com, Facebook Cilento Rent Autonoleggio, telefono 0828 199 98 71. Oh, that's all right. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Lume di Agropoli. L'associazione offre al disabile la possibilità di integrarsi favorendo la socializzazione, migliorando il suo benessere globale, svolgendo tutti i giorni attività manuali, canore, teatrali, sportive. Tutto questo è possibile grazie ai volontari psicologi, sociologi o SSS. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. www.associazionelume.it, pagina Facebook Associazione Lume Agropoli, mail info@associazionelume.it. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 14 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Pestum, Viale della Repubblica, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto, Pellezzano e Capaccio Pestum Statale 18. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare.
Da sempre Focus Point fa la differenza, perché propone solo lenti di alta qualità. Essilor, Zeiss, Hoya, Rodenstock. Esperti ottici al tuo servizio, occhiali certificati e garantiti, grif delle migliori marche. Riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista, topografia corneale, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno, telefono 0974 82 80 49, anche su Facebook e Instagram. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2.000 metri quadrati di showroom e 8.000 metri quadrati di superficie aziendale, ti offre in pronta consegna oltre 100.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti delle migliori marche a prezzi imbattibili. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori, consulenza gratuita, assistenza pre e post vendita, possibilità di finanziamenti a tasso zero. Vieni a trovarci! Santo Mauro, materiale per l'edilizia, strada statale 18, Capaccio Scalo, Salerno. Per il tuo benessere psicofisico, studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Presso lo studio si effettuano piani nutrizionali personalizzati, DNA e dieta, valutazione e composizione corporea. Studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, via Giuseppe Verdi 1, Agropoli. Telefono 338 5711 713. Pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Email nutrizionericci@virgilio.it. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Ben ritrovati. Andiamo ad Acquara, al via la riqualificazione dell'area picnic ed ex centro Olontra. Ce ne parla nel servizio Gianni Petrizzo. Il sindaco di Acquara Antonio Marino e l'amministrazione comunale sono al lavoro per la riqualificazione di tutta l'area di Mainardi. Ieri mattina, con diversi mezzi e operai qualificati, si è proceduto alla pulizia dell'area picnic dell'ex centro Olontra. Lo scopo dell'amministrazione è quello di fare in modo che quest'area torni a risplendere e ad essere un bene di tutta la comunità. Il sindaco Marino, sempre attento alle politiche giovanili, nei prossimi giorni incontrerà un gruppo di giovani di Mainardi per la costituzione di una cooperativa per la gestione dell'intera area, privilegiando in questo modo il turismo nelle aree interne. Ci spostiamo adesso invece a Rocca d'Aspide, fondi dal Ministero per l'efficientamento energetico. Vediamo. Il comune di Rocca d'Aspide ha ricevuto un importante contributo dal Ministero degli Interni. Si tratta di 70.000 euro per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Questa somma, stanziata con la legge 29/2019, è stata trasferita materialmente con un provvedimento. Per beneficiare dei contributi è necessario iniziare i lavori prima del 15 settembre 2020, pena ovviamente la revoca dell'assegnazione. Abbiamo ritenuto, spiega il sindaco Gabriele Giuliano, di impegnare questi fondi per gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli spogliatoi del campo sportivo, che si trovano in località San Paolo. Abbiamo immaginato anche ulteriori interventi di risistemazione per la struttura di ammodernamento. In precedenza avevamo avuto anche un contributo del MISE di 70.000 euro, che aveva già destinato all'efficientamento energetico del palazzetto dello sport, sempre in località San Paolo. Prima ancora ulteriori 70.000 euro per le opere similari a queste, che sono stati utilizzati per un progetto di sistemazione delle strade.
E presso il Tribunale di Vallo della Lucania, ieri l'incontro tra i rappresentanti degli avvocati e il presidente della Corte d'Appello di Salerno sulle criticità appunto del Tribunale vallese. Secondo il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, occorre una proposta concreta per il rilancio del sistema giustizia, riorganizzando il lavoro sul Tribunale di Vallo della Lucania, inserendo anche l'area di competenza di Sala Consilina, allo scopo di salvaguardare l'unità dell'area del parco, realizzando quindi una proposta collegiale da portare all'attenzione delle istituzioni. E adesso ci spostiamo invece a Salerno. Per quest'anno niente navi da crociera, ma ripartono i traghetti. Ascoltiamo il nostro corrispondente da Salerno. Le navi da crociera hanno disdetto i loro attracchi al porto di Salerno. Diverse compagnie hanno già annullato le loro presenze. La stazione marittima quest'anno avrebbe dovuto confermare il flusso di crescita degli arrivi di navi e passeggeri, ma purtroppo il Covid non lo consentirà. Solo Costa e TUI Cruises ancora non si sono pronunciate, ma frattanto la stazione marittima riprende la sua vitalità e si prepara al rilancio del turismo locale con la ripartenza dei traghetti. Orazio De Nigris, amministratore delegato, ha annunciato le prime partenze già da questo sabato al Masuccio Salernitano, mentre per lo scalo del Molo Manfredi si ripartirà dal 18 giugno. Agli scafi e traghetti riprendono le corse per la costiera, mentre la Regione Campania mette in campo una serie di aiuti per le compagnie di navigazione per rimettere in moto ed incentivare viaggiatori e turisti. In effetti l'analisi che ha fatto è corretta. Quest'anno come movimento croceristico ci apprestavamo ad abbattere il fatidico muro dei 13 milioni di passeggeri. E purtroppo rispetto alle previsioni, chiaramente questa emergenza coronavirus ha abbattuto tutte le previsioni. Come porto di Salerno in particolare, a fronte delle 70 navi previste, le principali compagnie hanno disdetto, ci resta ancora in attesa di nuove comunicazioni le navi della TUI Cruises e la Costa, che ancora non ci hanno disdetto, quindi non è detto che in futuro non avvenga questa disdetta, però per ora sono le uniche che ancora non ci hanno disdetto, ma parliamo da luglio in poi. Intanto le altre compagnie di navigazione su tutto il territorio hanno pensato bene di mettere in piedi delle protezioni per i passeggeri, quindi spostando la crociera o nell'anno 2021 o chiedendo il rimborso. Intanto la cosa nuova e importante è che finalmente da lunedì riapriremo la stazione marittima per i passeggeri e quindi dal 18 alla stazione marittima riapriranno le corse dell'Alicost e in particolare la corsa delle 8:40, che è un punto di riferimento fisso per tutti i cittadini salernitani e per i turisti. Noi ci aspettiamo di avere una comunicazione molto forte, che è fondamentale, dividendoci tutti quanti i ruoli, così come si fa da qualsiasi altra parte. La Regione Campania si occuperà di una comunicazione per rendere edotti tutti i cittadini italiani e stranieri che qui da noi ci sono dei parametri di safety e security di alto profilo, e anche gli standard qualitativi che offriamo sono di elevata natura, cose che già nel segmento crociere facevamo già da anni, però ora verranno applicati anche agli aliscafi e ai traghetti. Abbiamo voglia di normalità ed è giusto che sia così. Avremo le corse dal Masuccio Salernitano già dal 13 alle 9, 10 e 20, 13, 15 e 30 e 17 e 10. Quindi è importante che ci riavviciniamo tutti quanti alle vie alternative alla gomma, cioè alla macchina, e ci rimettiamo sui traghetti e riviviamo finalmente un respiro di normalità. E adesso le previsioni meteo a cura di Giuseppe Stabile di meteo7.it. La nostra regione è interessata da un flebile cuneo di alta pressione. Si tratta di un debole promontorio subtropicale che separa due circolazioni depressionarie molto ampie, posizionate una sulle isole britanniche, la quale estende la sua influenza anche alle nostre regioni centro-settentrionali, e l'altra sull'est europeo. Una configurazione barica che nel corso di questo fine settimana sarà poco evolutiva, garantendo così condizioni di tempo discreto sulla nostra regione,
anche se non vi è da escludere qualche rovescio pomeridiano sparso. Da notare la posizione anomala dell'alta pressione posizionata sul nord Europa e al scarso vigore dell'anticiclone subtropicale che non riesce ad estendersi verso il Mediterraneo così come ci aveva abituati negli anni scorsi. Un segnale che sta ad indicarci che l'estate 2020, almeno nella sua parte iniziale, non dovrebbe riservare forti ondate di calore. Ma vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Per domani, sabato 13 giugno, avremo cielo irregolarmente nuvoloso con possibili addensamenti, specie a ridosso della catena appenninica, dove sul settore occidentale, nella prima parte della giornata, non si escludono isolati rovesci fino a raggiungere alcuni tratti di costa. Nel corso del pomeriggio l'instabilità riguarderà segnatamente le aree interne dell'Appennino, dove la probabilità di qualche temporale posto elevata. Temperature in lieve aumento, venti deboli a tratti moderati da nord-ovest e mare tra poco mosso e mosso. Domenica 14 giugno cielo poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica dove non si escludono locali rovesci. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso. Nei primi giorni della prossima settimana avremo una maggiore invadenza della circolazione depressionaria posizionata sull'est Europa, la quale richiamerà correnti occidentali convogliate dal vortice che seguiterà ad agire sulle isole britanniche. Dunque l'instabilità prenderà il sopravvento anche sulla nostra regione, con frequenti rovesci che interesseranno maggiormente le aree interne. Diminuiranno anche le temperature, con valori che si riporteranno lievemente al di sotto della media del periodo, una condizione di tempo a tratti instabile ed inaffidabile che molto probabilmente persisterà per l'intera prossima settimana. Per maggiori dettagli, comunque, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it. Bene, con il meteo andiamo a chiudere l'edizione di oggi. Vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito internet www.cilentochannel.it e sulla nostra pagina Facebook, ma anche in Smart TV. È tutto, grazie e buon proseguimento. Arrivederci.